Andiamo? Michele, aspetta un attimo, no? Dai che andiamo. Dai che sono Andiamo. Concentrato. Tipo? Mi sto guardando il video di quando facevi i corsi di guidare e pilotare. Guarda che roba. È 20 anni fa. Guarda com'ero bello. Giubbotto di pelle marrone, capelli lunghi e pilota che mi spiegava come fare. Su un BMW? Su un BMW M3, sì. Era, correva l'anno 2001. Sì, ma stai facendo i 20. Ma che cazzo è vero? Ma non guardare. Cos'è quella guida lì da nonno? Cos'è quella guida lì da nonno? Ma guarda che non è mica facile in pista. È sempre il solito dissacratore, cazzo. Vabbè, non vedi l'impostazione di guida? Ore 10. A ore 10. No, 9 e un quarto. 9 e un quarto, che dici? Non sai neanche leggere l'orologio. Ma che roba, che roba. Ma dove arrivi qui? No. Questo è l'autodromo di Misano. Di Misano, ok. Esatto. Quindi andavi lì, pagavi, ti facevano fare questo giro. Sì, esatto, diciamo così. Sì. E il pagavi, che lo dici con sarcasmo, comunque sì. No. Ti facevano fare il corso di guida sicura. Ah, era un corso, ok. E duravo 2 giorni, ma siccome tu sei un patacca, allora pagavi come per dire che tutti i coglioni. No, intendevo nel senso che. Comunque è una cosa seria, no? Certo, è stata una bellissima esperienza. Ok. E me lo stavo riguardando perché dopo 20 anni. Mi sono comprato il camion di guidare e pilotare. Quello che usavano per fare spostare le cose per le competizioni, sì. Sì, perché ormai lo dovevano cambiare, quindi io un po' per nostalgia me lo sono comprato. E te lo metti a casa tipo le Biburago sul. Ah beh, certo, sì, solo che non è in scala 1. Esatto, in scala 1-1, allora andiamo a fare una prova su strada, visto che oggi abbiamo il nostro super pilota. Ma appena. È per te o lo vendiamo? No, lo vendiamo dopo. Però vendi, è stato okay, bello comprare okay. Il camion che mi ricorda una fase di quando ero giovane, no? Sì, anche a me le VHS mi ricordano una fase di quando ero giovane. Sì, vero? Tanti calli e molti occhiali. Vabbè, l'importante è ricordarsene. Dai. Via. Ci abbiamo anche il pilota. Via, che sennò il pilota si scoccia, ci manda via tutti dal via sedere. Il pilota sarebbe? Il pilota è il signor Giuseppe. Si chiama sempre Giuseppe. Ormai ho pagato quello. Questo sarebbe il mezzo. Hai visto? Guidare e pilotare. Eh sì, questo è un grandissimo pilota di Formula 1. Che fa i corsi. Siegfried Storr, sì, che fa i corsi di guida sicura. E questo era il camion che usavano per spostare i totem, le attrezzature, le gomme. Quando si spostano con la scuola, adesso hanno comprato chiaramente un autocarro nuovo e questo è. L'ho ritirato io con un po' di nostalgia. Ma sei stato promosso poi al corso o? Devi sempre mettere il dito alla piaga. Come dici te, basta pagare, non c'è bisogno, no? No, perché no, non hai detto niente. Comunque guarda come è tenuto, vedi, in splendida. Sì, è tenuto bene. In splendida forma, tutto certo in lega, gommato. Lo tifo che ti hanno tutti i coglioni, è già 2 volte che sale e scende. Probabilmente prova la scaletta. Se riesco a piccare per partire, voglio partire. Lui vuol partire, capisci? Sei pronto? Sono pronto. Ma tu l'hai fatto il corso pilotare, guidare? Ho fatto un mezzo corso, qualcosa l'ho fatto anch'io comunque. Ah, okay, sì, okay. Sì, sono quindi pronto. Siamo sicuri allora? Siamo okay. Sicurissimi. Guarda come è tenuta la cabina. Ah, buono. Quanti chilometri ha? 750.000. Oh, bello! In rodaggio. In rodaggio. Adesso aiuto Giuseppe a far manovra perché. Sei già l'offerta di over the track o ci devi ancora pensare? No, ci devo pensare, ci questa pensare. È un po' emotivamente. Quindi questo sono qui coinvolto. È un'anteprima. Sì, sono emotivamente coinvolto. Va bene. Non okay. Sto tanto bene a pensiero di doverlo vendere. Sì. Andiamo, via. Com'è? Sensazioni bellissime, Michele, stupendo. Un po' la mano col cambio perché sento qualcosa che non va, no, non ci fare caso. Sarebbe il pilota un po' arrugginito, parecchio arrugginito, abituato ai comfort dei cambi automatici, hai visto?
visto che non devo un po' fare, non è più abituato a usare questi campi. Guarda lì come grattiamo male, ecco. Vabbè, il pilota questo non l'ha mica fatto il corso però senti che si riprende, l'hai offeso nell'orgoglio. Oh, comunque Luca, vado a Dio sto camion, mi piace un sacco. Sì, vedi. Mi sento già a mio agio. Quasi glielo vendiamo. No, secondo me fa una permuta con quello che ti ha dato prima. e ci perdi anche. Sì, di affettività sicuramente. Che aggiunti devo fare, Luca? C'è un retarder della Madonna. Ho sentito come ormai maneggia il mezzo meccanico. Guarda che è più silenzioso. Beh, è sempre un daffo. Ah, ecco. Non lo farei nell'orgoglio sull'Iveco perché non gli puoi dire niente sull'Iveco. No, però il DAF comunque è silenzioso, è una bella macchina. Di che anno è questo? 2008. Però a dispetto degli anni e dei chilometri è invecchiato bene. Sono macchine che hanno una durata nel tempo molto superiore alle altre. E infatti noi siamo qui a provare a rivenderlo. Quindi mi vai in over the track? Ti vai in over the track, sì, assolutamente. Ricapitolando, caratteristiche? Beh, allora, qui ci troviamo su un 460 cavalli, Euro 5. DAF. Cambio meccanico, ZF. Sì. 4x4. Sentito? 4x4. Cabina letto bassa, media, diciamo, cabina letto media. Sei seduto sul frigo, non so se senti un giovamento alle parti basse. Sì. Furgone 9,60 m alto 2,85 con sponda retrattile posteriore, cerchi in lega, gommato, e adesso gli facciamo anche la revisione. Meno di 30.000 euro più IVA. Meno di